Domani sera dalle 23 con Notti Magiche, allora la Sicilia che vince, la Sicilia che piace, vittoria del Palermo, successo del Catania, prossimi due servizi, vediamo. Il Palermo continua la marcia verso le zone nobili della classifica, andando a vincere sul campo di Cesena. Su un terreno reso molto pesante dalla pioggia, la squadra di Deglio Rossi confeziona il successo grazie a due perle di Ilicic e Miccoli, quest'ultimo sempre più determinante dopo il suo rientro dal lungo infortunio. Il Cesena si mantiene al penultimo posto in classifica nonostante una prestazione tutt'altro che negativa. Ficcadenti ritrova Appia titolare con Schelotto confinato in panchina, Jimenez avanzato nel tridente, tutto confermato tra i rosanero dopo il successo nel derby con Pastore, Ilicic a supporto di Miccoli. La partita è piacevole fin dall'avvio, i rosanero passano all'11esimo con una splendida azione corale. Miccoli serve Balzaretti che mette in mezzo un pallone troppo invitante per Ilicic, lo sloveno colpisce la sfera con un tacco delizioso che permette agli ospiti di passare in vantaggio. Quinto gol stagionale per l'attaccante, autore di un eccezionale gesto tecnico e ancora decisivo sotto porta. Il Cesena non ci sta, ma è il Palermo a sbagliare il raddoppio con Pastore, fermato all'ultimo istante in piena area da Antonioli. I romagnoli pareggiano meritatamente al 24esimo, Giaccherini si sgancia sulla destra, assist per Nagatomo che serve un pallone d'oro per Bogdani, lesto, anticipare tutti a siglare l'1-1. Risultato giusto per quello che si è visto in campo nella prima mezz'ora, con due squadre impegnate più ad attaccare che a difendersi. La reazione del Palermo è veemente, lo scatenato Ilicic cross per Miccoli, impreciso il colpo di testa del Salentino e palla di pochissimo sul fondo. Rapido capovolgimento di fronte e Appia, servito sul filo del fuorigioco, prova la conclusione dal limite dell'area, si rigue attento e devia in angolo. Dopo un gran bel primo tempo ci si aspettano ritmi meno intensi, ma il Palermo continua a premere sull'acceleratore e al 51esimo passa ancora una volta. Cassani suggerisce per Miccoli che fulmina Antonioli con un destro al volo potentissimo. Primo gol stagionale per l'attaccante che ha dimenticato il lungo stop e che consente ai rosanero di impostare la partita a proprio piacimento con Deglio Rossi che si copre togliendo lo stesso Miccoli e Pastore. Il Cesena preme ma in fase offensiva manca qualcosa. Parolo si mangia un gol già fatto al 62esimo. Dopo una grande azione di Giaccherini sulla sinistra, il romagnolo ha sui piedi la palla del 2-2 ma Serigu dice di no. Giaccherini prende in mano le operazioni impegnando ancora l'estremo difensore avversario che si rifugia in calcio d'angolo. Il Palermo non rinuncia ad attaccare anche se con meno intensità. Il sinistro di Ilicic viene respinto da Antonioli, protagonista in positivo assieme al collega Serigu. Il Cesena si spegne con il passare dei minuti rischiando il tracollo nel finale, ma Ilicic trova ancora Antonioli sulla sua strada. Con questa vittoria Palermo sale in classifica portandosi a 20 punti, situazione problematica per il Cesena, applaudito dai propri tifosi per la prestazione offerta sul campo. Peccato che la classifica resti immutata e ora arriva la delicatissima trasferta contro il Bari. Tredicesima giornata di campionato in Serie A, ben trovati all'anteprima di 90° minuto. Buonasera Jacopo Volpi. Buonasera. Con in coordinamento Massimiliano Mascolo e subito dunque via i risultati, il quadro di questa tredicesima giornata in attesa del posticipo fra Napoli e Bologna, 4 vittorie esterne, 22 reti realizzate, si parte da ieri, Milan-Fiorentina 1-0, Roma-Udinese 2-0, a Brescia-Cagliari batte Brescia 2-1, Catania-Bari 1-0, a Cesena Palermo batte Cesena 2-1, Chievo-Inter 2-1, a Genova Juventus batte Genova 2-0, a Lecce-Sampdoria batte Lecce 3-2, tripletta di Pazzini, Parma e Lazio 1-1, si chiude questa sera alle 20.45 con Napoli-Bologna, le prime immagini della domenica sportiva con Paola Ferrari in onda dalle 22.35 su questa rete. Per effetto dei risultati che vi ho letto, Milan in testa alla classifica con 29, più 3 sulla Lazio, più 6 sulla Juventus, più 7 sulla Roma, poi Napoli 21 con l'asterisco del posticipo, Inter e Palermo 20, Sampdoria e Chievo 19, Catania, Udinese e Genoa 17, Fiorentina e Parma 15, Cagliari, Bologna 14, Bologna che ha il posticipo, Lecce 12, poi Brescia, Cesena 11, chiude in ultima posizione il Bari a 9 in graduatoria marcatori. Guardate, il gol di oggi a Verona frutta il primato solitario a Eto'o in attesa che Cavani vada in campo con il Bologna che segue, Cavani a 8, Di Vaio, Ibrahimovic, Pastore a 7, Borriello, Matri, Pato, Quagliarella a 6. Jacopo, una giornata piena di motivi di interesse, il caso Eto'o che si inserisce in questa crisi dell'Inter ormai conclamata, si parla di panchina a rischio per Benitez e già si parla anche di un possibile trap che traghetti questa squadra verso i prossimi impegni. Freddo e
pioggia per questa prima volta in Serie A fra Cesena e Palermo. I romagnoli vogliono blindare la classifica con le gare interne. 4-3-3 per Ficcadenti con il rientro in difesa di Pellegrino al posto dello squalificato Benaluan. Nel Palermo gli infortuni di Hernandez e Piniglia costringono Delio Rossi a confermare lo schema vincente del derby. Il 4-3 fantasia con Miccoli, Pastore, Ilicic senza un centravanti di ruolo. Arbitra De Marco di Chiavari, 75esima direzione in Serie A. Ilicic che prova a servire Miccoli, uno sbandamento, ancora Miccoli al limite dell'area, Pastore interviene, fermato in scivolata, ancora Pastore, un rimpallo lo favorisce e c'è il calcio d'angolo per il Palermo. Sul filo del fuorigioco Pastore, viene servito Balzaretti, il suo cross subito per Ilicic al centro dell'area e c'è la rete del Palermo all'undicesimo minuto. Palermo in vantaggio su uno scambio volante. Che gol, ragazzi! E qui rivediamo Miccoli per Balzaretti, subito al centro per Ilicic, lasciato solo. Ed è Pastore che viene avanti per vie centrali, appoggia Ilicic, l'1-2, palla a Pastore che riesce a superare, fermato da Antognoli. Ci riprova il Cesena, sempre a destra, questa volta con Nagatomo. Si propone vicino a lui Giaccherini, Nagatomo preferisce in azione personale, poi appoggia all'indietro, ancora per Giaccherini. Il dribbling su Balzaretti, riesce il primo. Supera Nocerino, palla per Nagatomo, c'è la rete di Bogdani che sotto misura castiga Sirigu, 1-1 per questo gol di Bogdani, il quarto in campionato quando siamo al 24esimo minuto. Giaccherini supera Balzaretti, palla per Nagatomo al centro dell'area e Bogdani trafigge Sirigu. E adesso è il Palermo che si distende in contropiede con Ilicic, è 3-2, ritorna Parolo in diagonale, riesce a fermare Ilicic. Palla ancora per lo sloveno, il cross al centro per Miccoli di testa, palla che sfiora il palo alla destra di Antognoli al 26esimo minuto. Jimenez in profondità, in verticale per Appià, al limite dell'area, il tiro, la conclusione, para Sirico, deviazione in calcio d'angolo. Jimenez e Parolo, va Parolo alla battuta, gran botta e palla che lambisce il palo, 36esimo minuto. Punizione per il Palermo, Ilicic, palla che sfiora la traversa. Squadre negli spogliatoi, Cesena 1, Palermo 1. È Ilicic, il suo tiro cross ribattuto da Colucci. Palla che arriva a Cassani, ancora un cross basso a terra e c'è il raddoppio del Palermo con Miccoli che raccoglie al centro dell'area. È il sesto minuto, non ci arriva Appià sul cross basso di Cassani. Palermo in vantaggio con Fabrizio Miccoli. Palla raso terra, preso in contropiede Appià, Miccoli batte a colpo sicuro. Adesso è il contropiede dei romagnoli con Giaccherini da solo contro mezza difesa del Palermo. Largo a destra per Parolo, da solo il tiro ribattuto da Sirigu. Che occasione fallita da Parolo al 16esimo minuto. Lancia Giaccherini, inciampa il piccolo esterno di sinistro, va al tiro cross, miracolo di Sirigu sul primo palo al 18esimo minuto. Quindi Pastore riceve ancora da Nocerino lo scambio con Ilicic, si accentra lo sloveno, la sua conclusione sul secondo palo, gran parata di Antognoli che devia. Fischia De Marco, il Palermo espugna il Manuzzi, Cesena 1, Palermo 2, decide nella ripresa una rete di Fabrizio Miccoli. Quinta sconfitta nelle ultime 6 gare per il Cesena, ma contro un grande Palermo, chissà che non convinca il presidente Zamparini a ripensare. A ripensare? No, ma non ci ha mai pensato veramente ancora, insomma. Diciamo che ha mandato sicuramente un messaggio molto chiaro. Volevo sapere da Dario Di Gennaro, Cesena ha giocato una gran partita, ma questo Palermo è addirittura da Champions? Gli manca qualche cosa ancora, secondo te? Allora, il Cesena ha giocato una gran partita, come dici tu, e anche questa volta, come in altre occasioni, ha raccolto meno di quanto seminato. Un pareggio sicuramente lo avrebbe meritato. Il Palermo, per essere da Champions, per essere una vera grande, dovrebbe avere quel cinismo per chiudere prima gare come questa. Una indiscrezione di mercato, stato in queste ultime ore Andrés D'Alessandro, l'argentino che gioca nell'Internazionale di Porto Alegre, alla squadra rosanero. È tutto da qui, da Cesena. Grazie, grazie anche per questa notizia. Il mercato è a gennaio, ma già le squadre sono tutte attivissime.
Cantando sotto la pioggia, il Palermo si conferma nave corsara del campionato, fa bottino a Cesena, ritrova Miccoli in versione goleador e prova a convincere il patron Zamparini che sarebbe un peccato disfarsi proprio adesso di una squadra giocattolo divertente e concreta. Ne fa le spese il Cesena di Ficcadenti, ottava sconfitta nelle ultime 10. La lezione è che non basta essere belli e bravi, ma la salvezza si conquista anche digrignando i denti. Noi per fare un gol dobbiamo creare almeno 6-7 occasioni da gol. Oggi il Palermo nella fase difensiva è stato impegnato molto, è stato molto fortunato e noi poco precisi. Pioggia battente, riflettori accesi sul Vanuzzi. Ti aspetti una battaglia a colpi di scimitarra e invece trovi due squadre pronte a giocare di fino. Deglio Rossi conferma in blocco gli 11 vittoriosi nel derby col Catania e il Palermo è il primo a interpretare bene la gara e il campo. Palloni tesi e bassi per sfruttare qualche deviazione tra zolle e acqua. Il tridente di giocolieri, Pastore, Ilicic, Miccoli non rinuncia però al Cesello e alla prima occasione buona gli ospiti passano. Miccoli orchestra, Balzaretti pennella il cross, Ilicic inventa un tacco, un po' per scelta, un po' per necessità. Quinto gol dello sloveno in campionato. Il Cesena non perde la testa, fa le prove generali con un cross di Colucci non sfruttato a dovere da Appia e sfonda sulla destra con la coppia Giaccherini-Nagatomo che ipnotizza Balzaretti e inventa il pallone buono per la deviazione di Bogdani. L'albanese si conferma il capocannoniere della squadra, 4 gol, e il Palermo ribadisce la curiosa statistica in trasferta, segna e subisce sempre reti. I siciliani rifanno faville in velocità, Miccoli ci prova con l'arma per lui meno consueta, il colpo di testa, Sirigu è bravo sulla botta di Appia e i bombardieri non inquadrano il bersaglio. Il copione della ripresa ricalca quello del primo tempo. Il Palermo va al timone e al primo affondo pericoloso rimette la freccia. Il cross di Cassani è scaraventato nell'angolino basso dal destro al volo di Miccoli. Prima rete stagionale dopo 6 mesi di digiuno. Giaccherini si conferma, spina nel fianco del Palermo. L'invito per Parolo è delizioso, ma Sirigu onora la maglia azzurra, ripetendosi poco dopo ancora su Giaccherini. Ficcadenti gioca invano le carte Schelotto e Malongà, Deglio Rossi mette cemento con i cambi e supera il test con qualche affanno. In un campionato abbastanza pazzo c'è licenza di sognare. Noi la patente da grande non ce l'abbiamo ancora, ce la dobbiamo costruire. Mi è piaciuto magari anche il lavoro dei metri quartisti, gente portata prettamente alla fase offensiva, però hanno lavorato tanto per la squadra, è quello che a me fa piacere.